La due giorni di incontri organizzati ad Orbetello dalla Fondazione Craxi è l'occasione per politici, imprenditori e professionisti della comunicazione per mettersi a confronto con giovani e studenti. Tra gli ospiti presenti il ministro del lavoro Sacconi, che vuole dare la sua risposta alla crisi del comparto siderurgico e tessile, orientando verso nuovi obiettivi il mercato del lavoro e della formazione professionale. È cambiata la gerarchia del mondo, i consumatori maggiori sono localizzati non più nei paesi industrializzati ma nei paesi di nuovo sviluppo, paesi che chiamavamo emergenti ma che sono più che mai emersi. E il problema delle nostre imprese è come raggiungere questi consumatori, sapere adottare moduli di internazionalizzazione anche quando sono piccole, medie, medio piccole, hanno bisogno soprattutto a nostro avviso di mettersi in rete, di collegarsi, di usare anche l'information technology per raggiungere capacità competitive, per raggiungere quei nuovi consumatori anche con nuove modalità distributive. Allo stesso tempo questi consumatori sono anche interessati ad uscire dal loro paese, quindi sono consumatori anche di turismo, in modo particolare sono attratti dai beni culturali, da ciò che non hanno mai visto. E l'Italia è una delle prime mete naturali, però sta a noi organizzarci in modo che questa loro visita non sia fuggevole e di poco guadagno per la nostra economia, per la nostra occupazione. Il ministro Sacconi infine non risparmia critiche alla collega Gelmini, preoccupato per i crescenti segnali di disagio tra i giovani lavoratori, spesso protagonisti di gesti di protesta estremi. Noi abbiamo bisogno di rivalutare l'istruzione e la formazione tecnica e professionale. In realtà la responsabilità principale, e non perché scarichi su di lei, ma la collega Gelmini, nel senso che la precarietà, l'insicurezza nel lavoro dei giovani è per molti aspetti dipendente dai cattivi percorsi educativi e formativi che hanno svolto. Cattivi percorsi che sono espressi da un sistema dell'istruzione purtroppo viziatosi nel corso di questi 40 anni, tanto che verifichiamo un disallineamento fortissimo tra competenze chieste dal mercato del lavoro e competenze disponibili presso i nostri giovani. Noi dobbiamo salvare una generazione bruciata dalla cattiva educazione attraverso soprattutto un investimento nelle loro conoscenze con modalità di apprendimento che integrino formazione e lavoro. I contratti di apprendistato sono uno strumento fondamentale che stiamo cercando di rilanciare dall'altra parte preparare la nuova generazione affinché non ricada nella trappola dell'esclusione, nella trappola della precarietà.